seduto alla distanza di sicurezza. Eccoci qua, buongiorno, siamo buongiorno anche su Facebook, amici. Buongiorno. Facebook. Buongiorno Mauro Moro, buongiorno. Buongiorno ragazzi. Vedete che siamo alla distanza di sicurezza prescritta, abbiamo qua anche il metro per provare e anche noi ci dobbiamo adattare a questa situazione. Mauro è con noi perché è un partner più che un ospite, quindi sarà un amico. Sì, sì. Sì, esatto. Sì, no, ma amico, voi. Riceviamo solo amici. Ok. E quindi ci aiuterà a commentare, tra l'altro dal suo punto di vista privilegiato di operatore, imprenditore della ristorazione, dell'hotellerie che in questo momento sta avendo dei problemi, quindi capiremo anche cosa sta succedendo sul mercato e in questi momenti. È caduto il cartello, eccomi qua. Between the sheets. Between the sheets. Ecco qua, anche stamattina. Ecco, anche il cavaliere stamattina sarà contento. Buongiorno cavaliere, buongiorno. Okay. Allora, questa mattina ci sono 7 gradi, la giornata probabilmente diventerà piacevole. Diventerà, sì, piacevole, così. È previsto bel tempo, insomma. Così potremmo goderci. Senta, ma lei questo metro, adesso che l'ha dimostrato, lo toglie per favore. Però mi piace. No, ma mi impiccia e basta, ma mi piace. Adesso si è innamorato anche del metro. Allora, prima di presentare i giornali, vorrei solo dire una cosa. Non ho trovato ancora una soluzione per baciare le mie amiche. Questo mi porta a degli scompensi pazzeschi, non dormo di notte, ho delle palpitazioni. Stanotte ho sognato che erano tutte vicino a me, al mio capezzale, che mi dicevano non ti preoccupare. E tu avevi le catenelle per non avvicinarsi. Sì, bruttissimo. Però io la soluzione ce l'ho, è quella che gli propongo tutti i giorni. Non basta più. 0,5 mg. Non basta più. Neanche un grammo. Ci vuole la pasticca più forte. Sì, sì, ragazzi. Buongiorno a Marietto. Buongiorno, benvenuto. Roberta è a Roberta sempre vince sempre. Sì, sì, 7 gradi ed è sereno, è una bella giornata. Sì. Ecco qua, le prime pagine, i giornali, la Lombardia più chiusura, Corriere della Sera. Buongiorno. E la Stampa, detta anche la Bugiarda. Allora, ultime notizie, ne stavamo parlando anche fuori onda, sì. la richiesta da parte dei governatori di alcune regioni, Cirio è d'accordo, la Lombardia, la Fontana la sta chiedendo in maniera serrata, i sindaci della Lombardia stanno chiedendo fortissimamente la chiusura vera, la blindatura di tutte le attività, quindi aperti solo negozi alimentari e solo farmacie per evitare il contagio. Una decisione da prendersi oggi ci sarà un consiglio dei ministri importante che dovrà decidere sia sui provvedimenti economici di sostegno alle aziende che stanno soffrendo in maniera invereconda e su questa eventuale chiusura che non si sa se verrà decisa solo per Lombardia o anche per altre regioni d'Italia, forse tutta Italia sarebbe la prima al mondo e sarebbe un esperimento sociale incredibile. No, la prima al mondo ci sarebbe. Ah beh, perché no, tu dici One pur one, facendo le stesse numeri. Hanno chiuso una regione, sì, sì, sì. Hanno chiuso solo una regione. Gli stessi numeri io parlo di una nazione intera. Sì, più o meno sono 60 milioni. Quindi. Esatto, sì. Come salutiamo come... anche Giuseppe Balza. Ciao Giuseppe. Benvenuto. E Davis Cartello. Buongiorno Davis. Patrizia Alemanni. Patrizia Alemanni. Sergio e Anna. Sergio e Anna, buongiorno Anna. Un bacio Anna da lontano, ma un bacio. Sì, no, Anna. Io mando cuore adesso. Tu mangi cuore, sì. Io mangio cuore. Visto che i baci non li riesci. Non riesco a darli. È cosa bruttissima. Patrizia mi ha mandato un cuoricione, grazie Patrizia. Sto malissimo. Un parere tuo, Mauro, non ti abbiamo ancora avuto in trasmissione su questi provvedimenti, su. Allora, su tutto da imprenditore locale, intanto allora è difficile. Dove partiamo? È difficile riuscire a scindere il cittadino, il padre, il
figlio, il marito dall'essere imprenditore. Comunque, allora, la situazione è sicuramente molto complessa. Non entro nella parte sanitaria perché non è il mio compito. Sicuramente è un tema da affrontare assolutamente con tremenda e assoluta serietà, e quindi non entro minimamente nel merito se i decreti siano particolarmente esagerati o particolarmente morbidi. Il tema è che occorre usare un'estrema attenzione. Quindi l'hashtag io sto a casa è quello che tutti i giorni cerco con i figli, in qual caso le figlie, di far capire che ovviamente loro sono quelle che fanno più fatica a capire che stare 3 settimane a casa è un problema. Eh sì, perché hanno perché attività hanno, sociali da l'argento addosso, l'argento sì, addosso, lo so. Quindi anche. Ma al di là di tutto dico bene, non riuscite più a stare a casa, prendete una strada di campagna da sole, vi andate a fare 2 passi, esatto, con la vostra musica, ritornate a casa e vi fate la doccia e avete preso una boccata d'aria, il sole, le giornate in questi giorni. Al di là di tutto poi c'è l'equilibrio con le aziende, perché purtroppo stiamo cercando tutti di guidare le aziende al buio in questo momento, in una situazione complicatissima, perché poi si rischia di creare tutto un meccanismo pernicioso, perché le aziende sono dipendenti, sono famiglie, sono denaro che in ogni caso circola nei servizi che vengono dati alla popolazione. Cioè io parlo nel mio piccolo solo dalle attività alberghiere e ristorative, ho 36 soggetti e quindi 36 famiglie che direttamente vivono di quello, senza pensare a tutto quello che poi sta intorno. E quindi ovviamente è complicato oggi sempre di più riuscire a tenere la barca, perché ovviamente è chiaro, tutti a casa certamente, però se mandiamo a casa anche le aziende, che non escludo che sia o sarà una soluzione o che possa già esserlo, ma poi ci vuole qualcuno che riesca a sostenere questa a farle rialzare, come poi la testa passata non almeno sostenerla, poi certo, farle rialzare, cerchiamo noi di metterci l'energia, per cercare di dare energia, però ha da passare lontana. Allora intanto salutiamo Giorgio Repetto, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Carlo Viscardi, buongiorno. Nostra signora della CNN del Monferrato, è arrivata anche lei, buongiorno signora. Buongiorno signora Roxy. Poi abbiamo Tiziano Esentato, buongiorno. Adesso gli fico 2 cuoricini anche a lei. No, perché vorrei che le donne mi mandassero dei cuoricini, non ma tanto sì, ma dei cuoricini. Abbiamo Roxana. Mi abbassa Roxana. Sì. E poi allora, buongiorno Flaminio, tieni d'occhio Ricky con i suoi baci. Sì, però è impossibile. Quando vuoi baciare qualcuno picchio, vede che ho anche questo serve anche come arma. Ecco, buongiorno anche ad Alberto Gualco che si buongiorno, sta preparando Alberto. Con le materie prime. Sì, sì, noi i mercati ci sono, allora, quindi ecco, andate nei mercati all'aperto, sono disponibili, è frutta e verdura fresca che fa solo bene e fa bene ai nostri imprenditori locali, scusa. Stamattina al mercato di Piazza Marconi stavano montando i primi banchi, quindi ho Piazza visto passare. Sì, Piazza Marconi. Ah, sì, là, sì. Piazza sì, Marconi ad Alessandria. Sì, perché la CIA. No, lei è ancora ad Alessandria. No, io stavo pensando alla CIA che oggi è in Piazza della Libertà. Sì, no, ma sono tanti i mercati, sì, 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 voglio dire, c'è i mercati rionali classici, ci sono i mercati fatti dalle associazioni degli agricoltori di certo, categoria, eccetera. Ci sono poi anche i mercati degli albergatori. Che le camere così, no? Le camere come se piovesse. Come se piovesse. Sì, sì. No, adesso stiamo cercando di sorridere, di sdrammatizzare in una situazione dove tu purtroppo
hai un calo pari circa al ho un quinto, il 20% del mio fatturato. L'80% di calo, ma è la media. 4 quinti sono. È la media nazionale. Si sono sciolti come nazionale. Beh, i tuoi rappresentanti di categoria l'hanno già detto. In certe città addirittura arrivano al 90% di annullamento. No, ma noi da un certo punto di vista. Parlo come albergatori e ristoratori, abbiamo anche al di là dell'attività, ma è un servizio, cioè fondamentalmente ci chiamiamo pubblici esercizi, sì. perché forniamo un servizio al pubblico. Considerate che la differenza è proprio sostanziale, ci sono dei momenti, ora al di là di questo, però se noi rifiutiamo l'ingresso a un avventore, siamo sanzionati. Certo. Cioè, certo. Perché noi esercitiamo un pubblico servizio. In questo caso ovviamente è tutto complicato, ma anche in questo caso la nostra vocazione di essere un pubblico servizio deve modificarsi, perché anche noi dobbiamo modificare le nostre abitudini, ma riuscire a essere parte di questo sistema, certo, e riuscire a sostenere questo sistema nella situazione corretto, in cui siamo. Corretto. Cioè, oggi è chiaro che in albergo non ho più la gente che viene a trovare i parenti o che viene a visitare delle fiere. O a fare le fiere, girano finanzieri, girano poliziotti, girano giornalisti, girano ferrovieri. Questi ovviamente per lavoro girano, sono di altre città e hanno bisogno di dormire. Hanno bisogno di dormire e hanno bisogno di mangiare come tutti, perché anche loro a loro volta stanno facendo un pubblico servizio. Quindi in tutto questo è un supporto alle attività. È un supporto. Allora, scusate, ma Giova Rossi, anche a te. Marco Molaro è con noi. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, chef. Marco e anche Fabio Corbia. Ecco. Marco Molaro. Marco Molaro. Parliamone. A proposito di Marco Molaro. Parliamone. Scusa un attimo, prima di parlare di Marco, vorrei dire, cari genitori, e qui. No, io mi sento assolutamente. Cari genitori. Sono in mezzo a due ragioni. Sì. Cari genitori, dovete spiegare ai vostri figli una cosa fondamentale. Non siamo in vacanza, non è una vacanza straordinaria, è un blocco per necessità di salute. Perché vedo mandrie, posso dire mandrie? Ci sta. Mandrie di ragazzini, perché hanno proprio l'andare al divago, che come minimo sono di 5, 6, 7 persone e che vanno ai giardini, che vanno ai parchi, ma stanno ammassati. Io non ho nulla contro di loro, perché siamo stati tutti ragazzi, abbiamo capito tutti che ci sembrava che non capitasse a noi, ma capitasse a qualche di un altro. I dati, noi ci basiamo solo sui dati, dicono che c'è un aumento sui giovani di coronavirus. Sì, sotto i 43 anni stanno aumentando Mentre prima attaccava solo i nonni di questi ragazzini, e che comunque, se volete bene i vostri nonni, state a un metro l'uno dall'altro. Non parlatevi con Skype, fate delle corse in automobile virtuale sulla PlayStation, giocate a quello che volete, fate un po' di compiti, perché comunque i professori vi stanno dando. Tante scuole si sono già organizzate con online. Certo. Parlavo certo. Io con un insegnante che sta facendo delle lezioni da caricare su YouTube. Allora, noi diciamo, con questa logica, per favore, anche i genitori, imponetevi. Non possono, capisco che magari voi siete andati a lavorare, non siete a casa, non è che avete un controllo immediato, fate delle. Allora, siccome siete tutti muniti di WhatsApp, perché siete nelle chat della scuola, nella chat dei genitori, nella chat delle amiche del venerdì, ecco, allora fate anche la chat con i vostri figli, e cioè videochiamata, se non mi rispondi sappi che stasera
di blindare in un qualche modo, perché se non vi imponete saranno loro i prossimi contagiati, ma loro sicuramente la sfangano. I vostri genitori a cui voi magari li mandate a mangiare a mezzogiorno, non è detto che succeda. Quindi se volete bene ai vostri genitori e ai più giovani, se volete bene ai vostri genitori e ai vostri nonni, fatevi furbi, trovate delle altre cose, ci sono 3.000 cose che si possono fare da casa col computer, aprite un blog, leggete un libro, magari Lo fa bene anche male, quello. Ecco, leggete un libro, le librerie sono aperte, ricordiamo che le librerie sono aperte. Hai trentenni, sì. So che vi hanno distrutto, non parliamo fino all'ottantenne, ai trentenni so che vi hanno distrutto perché vi hanno tolto l'aperitivo, la pericena, il vostro svago, l'uscire dall'ufficio e avere un qualche cosa. Ragazzi, 15 giorni, non muore nessuno, non muore assolutamente nessuno. Lo capisco, sono stato un principe degli aperitivi, però vi assicuro che 15 giorni valgono una vita. Valgono assolutamente una vita. Bene. Stavo parlando di Marco Molaro e dei due buoni. Il nostro claim è Marco Molaro. Hashtag uno chef ad Alessandro. Un chef ad Alessandro. Voi non vi fermate comunque perché i progetti procedono. E so che c'è un'evoluzione importante anche nella vostra cucina, che è sempre stata ad altissimi livelli. E ogni tanto si cambia e cosa succede con Marco Molaro? Allora, intanto salutiamo Giunpei. Giunpei, sì, che è lontano. Ovviamente Giunpei danese, ormai... Giunpei danese. E beh, devo dire che ogni tanto bisogna cambiare, no? No, ci sta. Però c'è giusto. L'evoluzione, ma, sì. Allora, per mantenere la qualità e continuare l'attenzione al particolare occorre un'energia molto 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 forte, e quando in qualche maniera per avere questa energia uno si sente stretto e ha bisogno di cambiare, io cerco sempre di agevolare queste situazioni e di rimodulare il progetto, certo, sulla base della, magari utilizzare questa situazione da una parte per dare spazio a una persona che vuole esperienze internazionali, dall'altra per cercare di migliorare, modificare o dare ancora più energia al progetto attuale di Alessandrino. Così è successo. Per cui arriviamo ai Bue Rossi 2020. I Bue Buoi 2020 hanno due buoi, sì. Chef, direi Marco Molaro. Nuovi progetti, nuovi piatti, nuovi menu, sappiamo. Nuovo progetto, nuovi piatti, abbiamo una fortissima energia di crescere, di mantenere una qualità. Per assurdo saremo ancora più attenti al territorio, vogliamo essere Piedmont, sì, friendly. Sappiamo che possiamo essere. Hai visto? Hai visto? Piedmont Friendly. Proprio così, cioè, l'evoluzione, uscita, sì. Hashtag proprio davanti o no? Sopra, di là? No. Comunque. Ma sono le ragazze che ti stanno ti stanno dando una visione diversa. Una volta avresti detto. Assuma, sì, Piemonte. Invece, tra l'altro, avete adesso anche incrementato l'apertura del sabato mattina. Questo sì, l'abbiamo condiviso. Questa situazione, proprio per... E qui vengono, tra virgolette, le novità del momento, ma le novità in assoluto, nel senso che noi di solito osservavamo il turno di chiusura della domenica e del sabato a pranzo. In questa situazione dove ovviamente dopo le 18 il ristorante è chiuso per il pubblico, ci adeguiamo a questa situazione che riteniamo doverosa in questo momento. Dall'altro punto di vista, se qualcuno si trova nel sabato a pranzo a dover lavorare, e sto parlando appunto di tutti i soggetti che vuoi forze dell'ordine, vuoi giornalisti, vuoi soggetti che gravitano per lavoro e
vengono da fuori su Alessandria, abbiamo deciso di ripristinare il sabato a pranzo. Ma questo è anche funzionale a un altro concetto che vorremmo cercare di mettere in pista, e da venerdì saremo operativi. Noi a pranzo e a cena offriremo il pranzo o la cena dei due buoi a casa di chiunque voglia. Quindi una cena gourmet di quelle... Una cena gourmet, un pranzo gourmet, un... Con chef o senza chef? Senza chef, perché oggi non potremo farlo. Sì. Ma è il primo passo. Non puoi portare a casa, ma ti puoi portare a casa i piatti del I piatti del menù. Ecco. Cioè, ah, quindi il menù ufficiale. Lo stesso menù che si potrebbe gustare nel nostro ristorante, con ovviamente qualche piccola modifica, nel senso che alcuni piatti non possono essere trasportati, ma al di là di quello verrà fatta una carta apposita che sarà un piccolo riassunto della carta del menù, e le persone potranno ordinare quello che vogliono e gli verrà consegnato. Noi lo diciamo subito, che ci segue sia sulle nostre pagine che su quella dei due buoi, sarà possibile visionare questo menù e decidere autonomamente, comunque ci sono tutti i rimandi per poter fare le ordinazioni, quindi anche noi aiuteremo. Devo dire che ci fa piacere, perché anche il Melchioni Caffè, da dove noi trasmettiamo, ha pensato altrettanto, perché credo vi siate sentiti un po' tra di voi ristoratori, soprattutto è quello che dicevo prima, lo spirito di solidarietà e il tentativo di continuare a fornire, voglio dire, un servizio in ogni caso alla clientela, ci permette di dire: bene, oggi ordini quello dei due buoi, domani quello di Melchiori, domani quello di Pinco, dopodomani quello di Pallino. Mantieni le tue abitudini a casa. Mantieni le tue abitudini, ma hashtag io resto a casa. Quindi a casa, con tutti gli accorgimenti necessari a essere assolutamente coerenti e in rispetto dei decreti, si può vivere la vita. Ecco, noi diciamo che noi abbiamo lanciato anche un altro hashtag, che è insieme si può fare, certo. Perché solo se siamo insieme, se siamo coesi, possiamo fare determinate cose. Allora, continuando il discorso del takeaway, volevo ricordare, noi siamo al Melchiori Caffè, l'ha già accennato anche Mauro Moro, e è una delle attività che dinamiche, come quelle dei due buoi, si sono messe in gioco per mantenere a tutti un tenore di vita anche a casa, per cui da oggi c'è la possibilità anche al Melchiori Caffè di ordinare il suo menù, e l'abbiamo qui, poi ve lo citeremo. Potete telefonare allo 0131 287 509, 0131 287 509. Dillo piano, perché 0131 287 509. Poi pubblicheremo anche la pagina, è già stata pubblicata, ma la pubblicheremo nuovamente. Il numero 51 0131 517105. Ecco, perfetto, questo è per ordinare il menù dei due buoi, che verrà comunque divulgato anche tramite noi. Ricordiamo, questo è il logo dei due buoi, loro sono in via Cavour, quindi tutti i mezzogiorno, il pranzo anche di lavoro, comunque un pranzo smart. Noi tutti i pranzi a questo punto, dal lunedì al sabato, siamo aperti. Operativi, E operativi sia con il menù gastronomico che con il nostro menù bistro, menù lunch. Allora, salutiamo Rosalba Cugnolo, buongiorno, Maura Norbiato, buongiorno, e ho mandato i miei cuori anche a loro. Sì, mandiamo cuori oltre l'ostacolo. Oltre l'ostacolo, sì. E anche Fabio Domenicale. Allora, volevo dire una roba, le borse non sembrano aver accettato, ieri era partito un rimbalzo, sembrava un rimbalzo... Finché permette di vendita allo scoperto, ecco, bravo, il sistema sarà sembrato, bravo. Lo dice anche Patuelli dell'ABI, che è l'unico, Patuelli. Ha detto lui, l'ha detto lui, quindi se lo dice lui, che le vendite allo scoperto sono un po' il male
di questa situazione, oltre che RoboAdvisor, quindi le vendite gestite dal computer sono che moltiplicano, amplificano i movimenti. Certo, perché c'è i famosi gufi che hanno scommesso sul default. Ricordiamo, ecco, ho visto prima BlackRock a gennaio ha scommesso $1.5 miliardi su un virus che avrebbe inchiodato l'Europa, e ora sta vincendo. Fatemi conto. Non dico niente su cosa però, penso anche di sì. Però sul mercato globale l'ho detto, certe scommesse non dovrebbero essere permesse. Ma lo dico proprio perché io allora, sono come dire, non demonizzo gli speculatori che sono sempre esistiti e sempre esisteranno, però una piccola regolamentazione, un po' di etica e diciamo una regolamentazione sulle speculazioni in certi momenti poi deve essere necessaria, sennò veramente si gioca al massacro. E poi c'è da capire perché non è stato posto in essere già prima questo provvedimento, quando già lunedì noi alle 7:30 dicevamo che sarebbe stata meno o chiudere la borsa o chiudere la speculazione, fermare la speculazione, perché sarebbe stato un massacro. Ieri ha aperto più 4,5 la borsa e ha chiuso meno 3,8, quindi capite cosa c'è stato in mezzo. Allora, parlando dei provvedimenti per l'economia, abbiamo introdotto l'economia, oggi verrà deciso cosa fare. Si parla di uno scostamento fino al 2,9% del rapporto deficit-PIL, per cui ci sarebbero circa 13 miliardi aggiuntivi da spendere, 10 li verrebbero allocati subito, con 3 mantenuti di cuscinetto per le iniziative disperate successive. Si parla di cassa integrazione in estensione anche per le piccole imprese, che però dovrebbero incassare per poter pagare comunque la loro quota parte, e non credo che riescano a farcelo. Si parla di moratoria sui mutui, e le banche stanno già gridando che vogliono delle garanzie. Si parla di sospensione delle bollette, sospensione, cioè neanche annullamento, rinvio dell'incasso della rata IVA del 16 di marzo, rinvio, quindi chi non ha incassato perché ha dovuto fare delle spese e non li ha, non le va neanche dopo. Si parla di aiuti alle famiglie per le colf, 600 euro per 15 giorni, o perché le aziende possono mandare in ferie o riposi i dipendenti, perché possono badare ai figli. Queste sono le iniziative principali, poi ve ne sono altre a favore della sanità ovviamente e per altre contingenze minori. Sicuramente non bastano. L'Europa da canto suo stanzia l'enorme cifra per tutta l'Europa di 7,5 miliardi, che neanche parla di una cifra diversa. Stamattina vogliono raddoppiare, ma stiamo Europa. Parlando di una briciola, cioè allora una gocciolina. Se qui ci prendiamo in giro, allora poi ci prendiamo in giro. Nel blocco totale, finalmente ieri sera i primi servizi televisivi davano, soprattutto nelle grandi città, perché è lì poi che si concentrano la maggior numero di persone, di abitanti dell'Italia, non del nostro paese, dell'Italia. Parliamo un'altra cosa, Italia. Parliamo di Palermo. Caro Giuseppi, non paese, Italia. Ecco. Parliamo di Napoli, Roma, Palermo, Milano, Bolzano, Torino. Stiamo parlando veramente dell'Italia. Italia. Allora, finalmente non si sono visti assembramenti, anche se c'è sempre una difficoltà da parte anche degli organi di polizia municipale, soprattutto se si vedono stranieri, nella paura di bloccarli, di non fargli fare il self davanti alla Fontana di Trevi, al Colosseo o alla Mole Antonelliana. Non puoi bloccarli in albergo, quello... Ecco, no, bisogna però prendere delle decisioni, come le decisioni le sta prendendo alle Camere. Che si mette in contatto con noi, bravo, finalmente ti sei svegliato. Benvenuto. Ecco, mi raccomando, guardaci anche dalla terza stanza, siamo tutti con te. No, perché no?
Sì. No, non è contento. No, penso che lui sia contento da mai. No, notizia riguardante proprio della nostra, riguardante la nostra economia, tutta l'Europa sta chiudendo i voli, i contatti con l'Italia. Beh, certo. Per cui questo si rivolgerà anche contro l'Italia. E Salvini, vabbè, con le espressioni che contraddistinguono, dice, parla di una guerra commerciale per colpire l'Italia. Direi che è una guerra commerciale indotta dalla protezione dal virus, perché comunque solo ieri abbiamo avuto 500 nuovi casi, quindi c'è la progressione esponenziale, si sta verificando, 168 morti, è il picco dall'inizio, certo, del contagio, e ormai si sta dichiarando, la Lombardia ha dichiarato di essere al collasso, non farcela più, e la chiusura della regione, partendo dalla Lombardia proprio per quello, ma le altre regioni stanno cominciando ad arrivare anche loro alla saturazione. Sappiamo che l'ospedale di Tortona sta facendo da hub regionale e abbiamo parlato ieri col sindaco, potrebbero arrivare a avere 80-90 posti disponibili, ma potete capire, 80-90 posti disponibili sono una goccia in aggiunta a quelli degli altri ospedali, per cui la situazione sta diventando complicata anche per quel motivo. Oggi ci dovrebbe essere il Consiglio dei Ministri importante, è stato convocato per le 8:30 di questa mattina, quindi capite anche l'urgenza di decidere, però se posso, io invece una polemica la faccio e mi accodo a Nicola Porro, sì, che dal lazzaretto dà i suoi commenti. Non è possibile decidere domenica, sabato la zona rossa in Lombardia, domenica la zona arancione, martedì o mercoledì, martedì la zona rossa in Italia, mercoledì la chiusura dei negozi, giovedì magari tinteggiamo il Parlamento e venerdì andiamo a comprare le patatine. Una decisione univoca, forte, la teniamo ferma per almeno una settimana, ecco, perché veramente, perché dimostrate di essere... C'è veramente... No, ma perché Navi sta in una situazione dove ho scoperto ieri sera che l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha degli step per arrivare a dichiarare la pandemia. Allora, questi step prevedono a loro volta di consigliare ai governi determinate misure e a seconda dei numeri che si susseguono, che non devono tener conto solo dei contagiati ma anche di quanti ricoverati, di quanti già guariti, di quanti insomma tutti i numeri, le proiezioni future, le cose eccetera, portano a degli scaglioni da 1 a 6. 1 è minimale, quasi niente. Pensiamo per esempio all'influenza che capita normalmente tutti gli anni, sei alla pandemia di un virus importante. Sapete dove siamo? A 5. Questo è dichiarato da alcuni, appunto, della... Se siamo lì, bisogna prendere delle decisioni, quindi capisco anche. L'unica cosa è che siano chiare, cioè se io ti dico stai a casa, se vai a trovare i tuoi genitori perché li devi portare la spesa o non stanno bene, è un conto. Ma se pensi di andargli a fare il salutino che gli hai sempre fatto alle 19 prima di andare a casa a mangiare, non lo puoi fare. Allora, parlando delle chiusure delle attività, si stanno già adeguando un po' tutte le catene. Qua sul Corriere si parla di Geo 150 punti chiusi, Calzedonia 1756 negozi in chiusura, Chicco 340 negozi, Armani ha chiuso i negozi nel Milanese e comunque nella Lombardia, e la Confindustria sta ragionando su alcune chiusure, per cui autonomamente gli imprenditori stanno già rilevando che questa è la soluzione migliore. Allora, vorrei anche mandare due cuoricini a Monica De Santi. Buongiorno, buongiorno, benvenuto. No, quando queste signore si con... Allora, tra i nostri partner abbiamo anche il caffè del Panciotto. No, aspetta un attimo. No, perché sono le 8 abbiamo... e avevamo che bisogno di... Radio Alex 89.9, uno di ieri, uno di oggi. Sì.
Vedrete anche per chi non ha un profilo Facebook, sì, vedrà in diretta Double News tutte le mattine dalle 7:30 alle 8:30, ecco, anche sulla pagina di Alex. Le vostre mamme, i vostri... Esatto. Sulla pagina di Alex ci sarà questo, poi ogni ora le notizie arrivano prima da loro, quindi... Io ritorno sempre a dire... Sei pronto? Vai. Caffè del Fanciotto, l'unico caffè che ti fa creare nuovi business. Tac! Vabbè, in questo momento va bene arrivare. Allora, nuovi business. Adesso tu non li percepisci, ma vedrai, vedrai. Allora, ricordiamo che Resica è aperto, hanno dato anche un comunicato ieri: se avete bisogno di assistenza o di consigli, Resica Spinetta Marengo, concessionaria Volvo, Hyundai e Nissan. Hanno anche modificato alcune macchine e gli hanno messo... Gli spruzzatori di Amuchina. Lo sapete? No. Nel tergicristallo, sì, c'è l'Amuchina. L'antibatterico. Lo butti a destra e a sinistra. Ricordiamo ancora un amico del comune, Luciano, della bottega della carne piemontese. Al mattino terrà aperto dalle 8:30 alle 13, non più al pomeriggio, però i rifornimenti alimentari, quindi dell'ottima carne, la potrete prendere. Anche lì si adottano sistemi di ingresso contingentati, quindi magari abbiate pazienza, se dovete aspettare fuori non vi esagerate. Come se piovesse, certo. Mi sento già meglio. Sì, immagino. Allora, col Tenere Boido, anche loro sono aperti, oggi pomeriggio no, ma mattina sì. Ecco, andate a trovarli, vedrete che ci sono un mucchio di cose divertenti, proprio per cucinare, per fare... Per stare a casa. Per imparare ad operare un elettrodomestico nuovo, un mixerino nuovo, qualche cosa che può farvi divertire. Io do un consiglio: ci sono i coltellini per disegnare, per creare delle belle composizioni con la verdura. Potete andare a chiedere, sono delle cose particolari, vi insegneranno a usarle. Vabbè, certo. Uno di ieri, uno di oggi. E comunque potete andarli a trovare, e anche loro rispettano le distanze, quindi anche lì chiediamo per piacere di pazientare nell'ingresso. Cantina di Fontanile, i vini di Fontanile sono degustabili dove sono già pronti, purtroppo non potete muovervi nella provincia e per ora... Ecco che c'è... Oh, Ilaria, buongiorno. 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 Ilaria. Ancora un caffè per... Sì, per... Sì, no, grazie. Niente, ecco, noi abbiamo... Ecco. Allora, mi dai telecomando? Il telecamera, grazie. Il piatto di Ilaria oggi qual è? Allora, oggi proponiamo i nostri rabaton con una crema di besciamella, scorza di limone e bottarga. No, aspetta. Tanta roba, aspetta. Qua mi hanno attorcinato tutto. Allora, ripeti un attimo. I nostri rabaton, sì, della casa, sì, con crema di besciamella, scorza, sì, di limone e bottarga. Quindi oggi il piatto di Ilaria è uno spettacolo. Uno, grazie. Ho fatto vedere che comunque ci sono... No, Mauro, certo, un bel piatto di rabaton di prima mattina ti metti di buon umore. Certo. Va bene, dalla mezza fino alle 2:30, fino alle 3. Ricordate che alle 6 purtroppo chiudono, però c'è la possibilità di portare fermo, a casa. Fermo, lo sciampo. Non è proprio così. Non è così. Questo che vedete è... Sono le nostre idee di asporto, proprio per invitare la gente a stare a casa, per migliorare la situazione, ecco. E abbiamo deciso di fare sia i piatti per la cena che gli aperitivi, quindi di conseguenza i drink. E questo potete portare a casa, esatto, come lo scegliete. Bene, grazie. C'era la mattone e questo per colazione, buongiorno. Sì, meraviglia, buongiorno. Un bel campare. Buongiorno, buongiorno Sandra Balbo, benvenuto. Un bel campare shakerato, vuoi dare una golata? No, adesso poi un caffè. No. Dalla tu. No, devo farla io. Vabbè, dai, questo ragazzo. No, però devo dire, gli aperitivi sono preparati in persona da Fabio Perugini, che è un bravissimo barman. Preparati a richiesta, freschi. E preparati a richiesta, per cui gli telefonate sempre a quel numero, sì, che vogliamo ricordare. Ricordiamo. 01312, aspetta, però metto gli occhiali sopra. Sì, bravo. 287509. Ecco. 01312. Vorrei un Negroni, vorrei un whisky sour, vorrei un gin fizz, vecchia memoria. Un Moscow Mule, eccetera. E Fabio ve li prepara, ve li mette nella confezione monodose e
passate a ritirarli prima delle 6, velocemente, trac, vi portate a casa. Allora parliamo di qualcuno. E fate l'aperitivo con vostra moglie. Parliamo di un locale di cui non abbiamo ancora parlato, i Due Buoi, che a mezzogiorno è aperto con, anche il sabato, con il suo light lunch, quindi potete andare anche per un pasto veloce, anche solo un piatto e un bicchiere di vino per certo. Stare bene almeno mezz'ora, dimenticare i problemi che ci possono essere. Loro ci sono sempre e da venerdì ricorderemo poi tutti i menù e tutte le possibilità. Ci sarà modo di assaggiare a casa i loro piatti meravigliosi, anche se volete una cena di amici. Ecco, salutiamo anche Sandra Balbo che si è unita a noi. Ciao Sandra, nonché sindaco di Fontanina, l'abbiamo avuta ieri, nonché amica della cantina di Fontanina. Amica della cantina di Fontanina. Allora, venerdì sera, scusami, vai. Ho brindato con l'acqui. A casa, tranquillo. Beh, loro consegnano anche a casa, quindi se volete avere, ecco, una cosa importante, la cantina di Fontanina, non potete arrivare a Fontanina per ovvi motivi, per le limitazioni della circolazione, però se telefonate loro vi possono consegnare a casa tutto quello che tutto volete, quello che serve. Hanno degli ottimi prodotti, ma veramente ottimi, e potete anche gustare magari con il pasto che vi fate portare a casa, da servire a casa dai Due Buoi, un ottimo vino di accompagnamento. Ecco. Tra l'altro l'acqui è il bracchetto secco, visto che siamo un po' nel dire consumiamo un po' a chilometro zero, io mi sono stufato di trovare nei bar il prosecco, io voglio l'acqui, è un altro hashtag che io bevo l'acqui. Bene. Allora rapidamente ancora, Mobili Coscia è aperto, è a Spinetta Marengo, quindi si può andare, poi la vita continua, quindi se si vuole programmare la propria casa, il proprio arredamento, potete andare da loro a cominciare a farvi un'idea. Marco, scusa, devo parlare a Marco un attimo. Marco, vieni con me da Coscia e anche tu avrai la tua cucina come Carlo. Ah sì, giusto. Perché basta solo a dire, no, vieni con me, no. C'è la cucina c'est moi, io ho già tante robe, ma come l'altro ti consiglia, poi aggiungiamo questo. Stasera lo chiameremo solo Marco, lui e la sua cucina. Esatto. Sì, certo. Perché esatto. Dice, non sono Cracco, sì. Sono Carlo, sì. E lui non sono Molaro, sono Marco. Sono esatto. Marco. Oh, esatto. C'est moi, la cucina di Marco. Idea di marketing. Ecco. Poi volevo ancora ricordare che anche in questi momenti il servizio di Giorgio Repetto è aperto, quindi potete programmare anche questo, anche il vostro acquisto immobiliare, comunque vi possono seguire nelle vostre scelte. 347 45 15 17 6 sono in via Trotti, angolo via Piacenza, anche qui l'accesso è garantito, magari prenotate così non avrete da attendere per il vostro turno. La mercatino CIA, del mercoledì, esatto, mercoledì è in Piazza della Libertà, giovedì sarà in Piazza Ceriana il mercatino degli aderenti CIA. Ieri è stato in Città Nuova, per fortuna. Questo solo per citare i mercatini di Alessandria Città, ma ce ne sono tantissimi. Ecco, andate sulle pagine del sito della CIA. Volevo ricordare che per accedere al CAF della CIA conviene prenotare, loro ormai vanno su prenotazione per rispettare le distanze di sicurezza, gli accessi garantiti, però sono aperti, vi possono fornire i loro servizi, non dimenticate, perché ecco. Finita questa buiana poi le tasse bisognerà pagarle. Un attimo solo e salutiamo anche Stefania Luce Cartesegna, buongiorno Stefania, Fabrizio Brancolini e Vittorio Gatti. Benvenuto. Dalla terza stanza, vai Vittorio, vai. Sono tutti noi. Ecco. Ancora. Avevo pensato di aprire a... Come si chiama il paese di Vittorio? A Mirabello. Uno skyline. Siamo lì vicino, Sì. Perché Olivola non è. Olivola non è lontano da Mirabello. Siete anche voi a Olivola. A Olivola non è così lontano. E c'è uno skyline mica da ridere, da quella camera che avete, sì. Matrimoniale. Questa bellissima villa dove facciamo i ricevimenti. Esatto. A Olivola, ma meraviglioso. Vittorio, poi magari vediamo di. Gemellare. La funivia, sì, certo. La funivia con Olivola. Si può, esatto, fare diretta. Ancora, se per le vostre riprese professionali, anche per le aziende, se volete fare delle riprese veramente importanti, dei filmati importanti, Channel è il numero uno in Alessandria, dovete rivolgervi
anche per le vostre imprese con droni di qualità, cioè di 4K, Jonathan Vitali è uno dei grandi professionisti di questo settore. Benissimo. Ecco, allora, adesso la cosa si è fatta grave. Cioè? E ieri non hanno mandato porta a porta. Hanno fatto uno speciale TG1. Non mi puoi dire queste cose. E infatti Bruno è un po' Bruno che è la terza camera del italiana era adirato. Si può dire la terza stanza italiana? Terza stanza italiana? No, uno di oggi. Stava già pensando alle stanze chiuse. Cioè. Hashtag Monferrato autentico, dice Vittorio Gatti, quindi vale anche per Olivola, dove Monferrato i nostri amici autentico hanno la loro maison di ricevimento. Certo. Salutiamo anche Barbara Rizzi. Benvenuta ecco. Barbara. Tra l'altro in quella villa di Olivola, lo voglio dire perché quando poi sarà finito tutto dovremo fare tante feste, dovremo veramente ricordarci che i brutti periodi poi passano e una delle feste più belle che faremo, le faremo nell'Infernot a Olivola, che ha uno dei più belli, se non il più grande Infernot d'Italia. Del Monferrato, certo. Direi che ovviamente ci sarà The Double a intrattenere con la musica e chi vorrà potrà godersi, ma lo faremo sapere ampiamente, sarà una festa liberatoria per tutti. Ecco, salutiamo anche Barbara Rizzi, due cuoricini. Buongiorno Barbara, benvenuta. Il problema degli italiani è sempre quello, qua c'è un articolo dal nord alle seconde case al mare, denunciati i primi fuggiaschi, cioè sì. Abbiamo delle teste che non esistono. Mi diceva Riccardo che ieri i giardini Uselli aperti mentre la cittadella di Alessandria è chiusa, ai giardini Uselli c'era il mondo, sono stati chiamati le forze dell'ordine a limitare gli assembramenti, perché se quello è un modo per combattere il virus, restate a casa, resta solo un hashtag. Non è... Ecco, l'altra cosa. Non fate gli assalti ai supermercati, non manca niente, non siamo in tempo di guerra, arrivano le merci tranquillamente, sono arrivate a Codogno quando erano in quarantena, figuriamoci se non arrivano qua, non ce n'è assolutamente bisogno. Barbara Rizzi dice, oh, scusate stamattina mi sono collegata tardi, è una nostra affezionata amica e dice mi sono collegato tardi perché alle 7:30 ero al supermercato che ieri non sono riuscito a entrare. Robe da matti, ieri ho visto delle code assurde da per ogni dove. Ma volete invece di morire di coronavirus volete morire di colesterolo, cioè qua sta diventando una cosa, oppure a comprare l'acqua, guardate che il rubinetto funziona, il rubinetto manda dell'acqua che rispetto all'acqua minerale nelle bottiglie di plastica a volte dimenticate anche in condizioni igieniche discutibili, dico a volte, non voglio attaccare niente nessuno, è meglio. Quindi date un po' di acqua come ai vostri figli, anche se non hanno la merendina, pane e salame, pane, olio e sale, pane e burro, pomodoro. Noi mangiavamo da giovani così, quindi uno di ieri, uno dell'altro ieri, cioè E no, Mauro, non ti ricordi quelle belle bichette al mare con due acciughe? Burro e acciuga. Era la mia merenda preferita, anche se un po' alternativa. Tra l'altro, il pane, stato più verso il salato. Il pane è possibile anche farlo a casa, ci sono anche delle padelle particolari, del contenitore particolare da raccogliere. Se proprio volete, potete farli, diventa un divertimento, un gioco da fare con i figli e poi da creare il pane che loro mangeranno come merenda. No, volevo far vedere una cosa invece questa è agghiacciante per chi ha visto le immagini della spagnola o delle. Questa è l'ultima struttura creata all'ospedale di Brescia, è uno stanzone con i letti, questa è una cosa veramente, è un'immagine sulla quale mi sono soffermato perché è agghiacciante, se siamo piazzati così, meglio chiudere, quindi guardate delle immagini come queste e poi capite che è meglio non andare a giocare a pallone. Ecco. Vabbè. Allora, per cercare anche di sdrammatizzare perché se no diventa pesante eccetera, vi vogliamo ricordare che anche Tim torna alla cedola. No, questa è una notizia. Tim torna alla cedola nel piano più casse e meno debiti.
Questo come è potuto avvenire? Perché comunque il piano industriale si sta svolgendo adeguatamente, le nuove tecnologie stanno portando degli utili, stanno avendo un problema con l'antitrust perché hanno fatto delle attività un po' truffaldine sullo sviluppo della fibra, però ecco quello. Io invece volevo celebrare il nostro idolo. Perché Donaldo? No, Vladimiro. Ah, Vladi! Vladimiro, ciao, il nostro Vladi. Italo, sul trono russo. La Duma, zero mandati precedenti, Putin sul trono russo per sempre. Sembra che con i nuovi provvedimenti potrà restare presidente fino al 2036. Bene. Ha ragione lui. Bravo Vladi. Siamo... Bravo. Hai ragione, sì, sono d'accordo. Si chiama paura questa. No, Polonio. Polonio si chiama. Polonio. Non per dire, però, ecco, in tutte queste notizie c'è sempre la rivolta delle carceri e adesso finalmente si sta partendo con un'indagine per capire da chi è pilotata, perché comunque partire contemporaneamente in 24 città diverse. Sappiamo che, ecco, dall'analisi di queste rivolte sappiamo che sono soprattutto gli stranieri che creano questi caos anche nelle carceri, e soprattutto i morti sono dovuti a overdose, quando riescono a saltare le farmacie delle carceri si drogano perché sono in astinenza e esagerando muoiono. Sono praticamente tutti morti per overdose, tranne un paio che sembrano siano dei regolamenti di conti. Una grande notizia. No, la gente si preoccupa di queste cose, ma così è. Nove automobilisti denunciati, gestori per i locali affollati dopo le 18. Queste sono notizie su Torino da riassumere rapidamente. Io adesso sono preoccupato, non mi parti la moto GP. Io la domenica che avevo già tutto programmato. Vabbè, ma fai PlayStation il Gran Premio. Ormai no. Il successo maggiore che si sta avendo in questo momento sono i negozi che vendono giochi, videogiochi. Certo. Per tenere a casa ci sembra, oltre al signor Ammuchina ci sembra qualche d'uno. Sì, sì. Che... signor Mascherina. Bravo. Investire in Diasorin perché sembra che abbia trovato il sistema per fare il test, il tampone in 5 ore, sì, e non più in 6 ore e non più in 24 ore come era prima, per cui ci sarà una tensione sul titolo già ieri è cresciuto, perché questo potrebbe portare dei grandi utili. Purtroppo la vita continua, anche il business continua. Ecco, vorrei dare una... No, anche Franco Trussi. Oh, benvenuto. Mi regala un doppiometro. Il doppio. Aspettiamo te. Franchino, zio Frank. Chissà se ci parla direttamente dalla terza e dalla quarta stanza. Non so, magari sta facendo colazione. No, questo è fondamentale. Magari sta facendo colazione. Notizie di Alessandro, ce ne sono? No, aspetta. Prima di Alessandro devo dire un complimentone a quelli che hanno la maglia come l'Inter, ma non è l'Inter. Taci che l'Inter un altro anno vincerà il campionato, forse. E beh, perché quest'anno è sospeso. No, ma anche l'Atalanta continua a volare, vince anche a Valencia, 4-3. Dopo neanche un minuto era già in vantaggio di un gol e quindi avrebbe costretto... 4 gol di Ricci da solo. Vabbè. Non è capace a segnare. Il Zhang Wang lì come ti chiami, magari compare Ilice ci invece compare Eriksen, ti costava meno forse. Zhang Wang, vabbè, come chiamarlo, dai, speciale motori, il salone virtuale. Questo però non è male, che comunque Ginevra abbia deciso di fare un salone virtuale, sì. Molto bello, molto elegante, e nelle presentazioni di Ginevra ritorna un grande mito, l'Alfa GTA, per chi 500 cavalli, è stato uno di ieri come me, la GTA era il sogno di tutti noi quando eravamo giovani, era una macchina Gran Turismo, veramente meravigliosa, e Alfa ripropone tutto questo con sedili da corsa praticamente,
praticamente una macchina quasi da Formula 1. Sì. Infatti dice l'omaggio al modello del 65. Beh, la Giulia era una roba, era un sogno di tutti noi. Fiat 500 elettrica, che però nel segmento, sì, delle piccole di Fiat, continuano ad aumentare le vendite online, anche per le automobili. In Cina si compra sul web, è un effetto del virus. Ma no, si vendeva già prima, era già, sì, uno dei principali, sì, sistemi di vendita già precedentemente. Ecco, Barone, lei che ha la macchina gessata? Sì. No, sì, perché Barone ha un'auto nuova. Beh, ci vuole uno stile, no, anche quello. No, se l'è fatta disegnare da loro piano, se l'è fatta disegnare. Guardi questo camouflage. No, camouflage. La... Sì, camouflage. Non lo trovo interessante. Sì, interessante, mi piace abbastanza. Per la macchina del weekend. Potrebbe essere quella. Sì, eh? Sì, sì. No, solo per sapere. Passi anche poco. Un po' pitonata. Sei un po' invisibile, cioè non ti metti in evidenza. No, ma... No? Direi che. Ma... No, stavo pensando che magari per lei. Potrebbe andare bene. Domanda all'imprenditore turistico. Quali sarebbero le tue idee, le tue proposte nel momento in cui finisse tutto, che poi finirà, per fare un boom incredibile, per ritornare a essere attrattivi nel mondo? Per ritornare a essere attrattivi nel mondo dobbiamo solo comunicare, perché non ci manca nulla per essere attrattivi. Dobbiamo fare un piano di comunicazione un po' integrato, senza guardare storto il vicino, fare sistema non solo alessandrino, non solo del Monferrato, non solo delle Langhe, sistema Italia, ma fare almeno un marketing regionale coinvolgendo le regioni e aprendoci al mondo. Certo. Questa è l'unica possibilità, perché sennò poi tutto viene rimandato, demandato ai singoli. I singoli fanno tutto il possibile, alcuni, vedi le Langhe, riescono a fare lavori egregi, eccezionali, certo, di comunicazione, ma poi tutto è lasciato alla bravura di pochi. Se invece si crea una comunicazione sistemica delle regioni piuttosto che di un brand Italia, secondo me il mondo non aspetterebbe altro. Certo, senz'altro. Certo. Non, questo dal punto di vista esterno. Interno dobbiamo fare sistema, dobbiamo smettere di fare, sì, gli egoisti, io sono meglio di te. Di fare gli egoisti, esatto. Dobbiamo abbassare un po' l'ego e, sì, pensare che solo in squadra si vince. Certo. Esatto. L'Italia dei comuni. Tu stesso hai detto che state facendo squadra tra ristoratori, tra, no, ma alessandrini. Cioè, se facciamo in questo momento tutti o tanti le consegne a domicilio, uno, l'altro. Non importa. Non importa. Bravo. Bravo. Ma anche perché tutti i giorni si potrebbe cambiare e tutti i giorni si potrebbe rivolgere. Esatto. È semplicemente egoismo, utopia pensare che no, tutti devono venire da me, ma non esiste. No. Tutti devono far bene il loro lavoro con attenzione e scrupolo, in maniera tale che tutti stiamo bene. Però hai detto una cosa intelligente prima, fuori dal, che voglio ricordare ancora e voglio rimandare. Comprate alessandrino, cioè se dovete mangiare non prendete questi fast food, i prodotti di questi fast food a parità di costo, perché vi dico, i prezzi sono veramente uguali, scegliendo o comunque con una qualità migliore, se si spende un po' di più ma la qualità c'è. Comprate alessandrino, abbiamo le pizzerie, abbiamo i ristoranti di altissima gamma, di buona gamma e di gamma media. Scegliete. Ha la scelta per le sue esigenze, ma l'importante è che si pensi che il tessuto sociale è quello dove poi viviamo tutti. Esatto. Bisogna privilegiarlo, nel senso, perché, certo, poi è vita quotidiana. Certo. E ognuno nelle proprie zone.
Salutiamo anche Mimma Sciorati e vi voglio dire una roba. Mi si è aperto il cuore. Eccolo qua. Mi si è aperto il cuore. Eccolo. Hanno rifatto la morga nuova. L'amore della mia gioventù. Bene. L'unica macchina che mi ha dato la soddisfazione che quando la fermavo, quando ritornavo e andavo a comprare solo le sigarette, c'era già una ragazza di fianco che la guardava. L'uomo di ieri, poi vedeva te e andava via. Hai visto l'uomo di ieri. Poi vedeva te e andava via. Guarda, bellissima. Bellissima. Sto ancora a vedere un attimo. Mauro, puoi prestarmi... Chiudiamo... Il garage. Stavo già mettendo mano io. La Fondazione Morgan la facciamo qua. Sì. Ecco, Fondazione Morgan. Così, Morgan per Riccardo. Okay. Allora, dai, siamo alle 8.30. Bene. Ringraziamo Mauro Moro di essere venuto. Grazie a voi, come al solito. Ripetiamo, è qui con noi perché è un amico, non qualità di ospite, quindi. Sapete che gli altri, purtroppo gli ospiti dobbiamo riceverli, contattarli via remoto. Allora, ricordando che domani mattina saremo nuovamente qui alle 7.30, l'unica trasmissione in diretta che va in onda in Alessandria, mentre gli altri si fanno caffè, noi siamo qui che diamo notizie. Beviamo caffè, ma nel frattempo vediamo le notizie. E ricordando che Enrico. Il turista quando tornerà non vuole pensieri, quindi deve rivolgersi a delle strutture che gli diano il benessere. E finisca presto questo momento per riceverlo velocemente. Il Monferrato è casa nostra e vi ricordiamo che se state a casa fate l'amore un giorno sì, un giorno no e presto avrete dei bambini. Molto bene. A domani. Ciao.